Ben ritrovati in studio. In apertura di questa seconda parte ci spostiamo adesso a Comiso. L'ente comunale sta attraversando un momento critico dal punto di vista economico, alla luce anche della bocciatura del bilancio consuntivo 2010. Nello speciale che andrà in onda oggi alle 15, alle 18 e alle 20, abbiamo affrontato queste ed altre questioni insieme al segretario del PD Casmeneo, Gigi Bellassai. Vediamo un estratto dell'intervista in questo servizio. La città di Comiso sembra più nel baratro economico. Le oramai difficoltà croniche stanno mettendo in ginocchio la già precaria condizione dell'ente. A questo si aggiunge la bocciatura del bilancio consuntivo 2010 e l'arrivo del commissario ad acta per l'approvazione dello strumento finanziario. E le difficoltà economiche si ripercuotono naturalmente sulla gestione dei servizi per i cittadini, come ad esempio la raccolta differenziata, che come annunciato dovrebbe partire dal 1 agosto, anche se manca la copertura finanziaria per arrivare alla fine dell'anno. Questo almeno quanto sostiene il segretario del PD Gigi Bellassai, che ha fatto un'analisi della situazione attuale delle casse comunali, che di certo non lascia ben sperare per il prossimo futuro. Il problema è anche finanziario e appunto di legittimità amministrativa dell'atto. In pratica questo servizio viene affidato alla ditta Busso dal 1 luglio fino al 31 dicembre per un importo di circa 1.600.000 euro, quindi 3 miliardi e 200 milioni delle vecchie lire. Si tratta di cifre enormi affidate direttamente, e in questo affidamento 500.000 euro, circa 455.000 euro, fanno riferimento alla raccolta differenziata. Quindi un affidamento senza gara, senza ribasso, di dubbia appunto legittimità. Ma a questo si aggiunge che la copertura finanziaria per questo servizio è soltanto fino al 30 settembre. Cosa significa questo? Significa che dal 1 ottobre la città di Comiso, se non ci sono novità, e anche alla luce del fatto che siamo senza bilancio preventivo e col bilancio consuntivo bocciato, insomma, rischierà veramente di diventare come Napoli. E continuiamo ancora a parlare di politica, ma ci spostiamo a Vittoria. Gli esponenti di Forza del Sud hanno presentato ieri il nuovo organigramma del partito. Sentiamo in questo servizio i particolari. Forza del Sud ha presentato il nuovo programma. Ieri mattina i vertici cittadini e provinciali del partito hanno tenuto una conferenza stampa di presentazione proprio del nuovo percorso politico che intende intraprendere il partito. Erano presenti, oltre al coordinatore provinciale di Forza del Sud, l'onorevole Carmelo Incardona, il senatore Giovanni Mauro, l'assessore provinciale Salvatore Minardi, i consiglieri comunali di Forza del Sud, il coordinatore cittadino Marco Greco. Incardona ha illustrato le nuove linee organizzative di Forza del Sud a Vittoria, ricordando che Forza del Sud, fondato il 30 ottobre 2010 nella città, ha avuto un risultato più che lusinghiero, avendo riportato nell'insieme circa il 18% dei voti, consentendo l'elezione di 4 consiglieri comunali, numero che a dire di Incardona potrà salire a 6 se verrà accolto il ricorso amministrativo per il premio di maggioranza. Riguardo l'organigramma del partito in città, l'avvocato Marco Greco ricoprirà il ruolo di coordinatore cittadino, vice coordinatore invece il professore Gianluca Messina. Il compito di responsabile organizzativo a Vittoria viene dato all'avvocato Salvatore Minardi, mentre lo stesso incarico a livello provinciale lo svolgerà Andrea La Rosa. Il consigliere Salvatore Sansone è stato indicato come responsabile all'interno del Dipartimento regionale di Forza del Sud sulla sanità, con particolare riferimento alle problematiche dei servizi sanitari territoriali. In consiglio comunale il capogruppo di Forza del Sud sarà Salvatore Artini. Per quanto riguarda invece la lista Incardona sindaco, sarà il consigliere Daniele Barrano a ricoprire il ruolo di capogruppo. E continuano a Vittoria le polemiche tra maggioranza ed opposizione. Ancora una volta al centro del dibattito c'è la questione dell'assunzione degli staffisti. Sentiamo perché. Staffisti assunti senza regolare bando pubblico, non senza colpo ferire, Vittoria che cambia si scaglia contro l'amministrazione Nicosia ed in particolare contro alcune assunzioni, a dire degli esponenti del movimento, irregolari. Gli esponenti di Vittoria che cambia non ci stanno. La questione concernente le assunzioni degli staffisti all'interno dell'ente comunale puzza di bruciato e sembra che per la loro assunzione non ci sia stata nessuna selezione pubblica. A tal proposito, Nello Dieli, coordinatore del movimento, cita la legge finanziaria 2007, la quale stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità possono procedere nei limiti dei posti disponibili alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato.
Questo, aggiunge Dieli, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale. Le assunzioni, a dire di Dieli, improprie, effettuate dall'amministrazione Nicosia, andrebbero riviste alla luce del fatto che, come afferma egli stesso, lavorare è un diritto, il voto è un atto di democrazia e di libertà. E parliamo adesso di sanità. L'ASP rigetta le accuse sulla presunta malasanità Iblea, portate alla luce da giornali e media a proposito del servizio ambulanze del 118, che da Acate a Chiaramonte, passando per Modica, sembrano presentare sempre più disservizi. L'ASP chiarisce che le ambulanze sono gestite dalla centrale operativa di Catania. Il servizio ambulanze della provincia di Ragusa, soprattutto quelle di alcuni centri come Modica, Chiaramonte e Acate, sembra essere sempre più in difficoltà, così come i cittadini che spesso si trovano a doversi recare in ospedale con i propri mezzi dopo interminabili attese. L'ASP di Ragusa ha deciso di intervenire direttamente riguardo alle numerose polemiche che hanno visto protagonista il servizio del 118. Dopo le accuse arrivate proprio alla dirigenza della sanità Iblea attraverso giornali e media, non ultime quelle sul servizio ambulanza a Modica. La direzione generale ASP 7 critica fortemente quella che ha definito la pratica del tiro a zero sulla malasanità Iblea, che sembra essere diventata uno sport sempre più praticato, e sottolinea che la gestione tecnica e organizzativa delle ambulanze del 118 non è di competenza dell'ASP di Ragusa, essendo invece di competenza della centrale operativa di Catania, ubicata presso l'ospedale Cannizzaro del capoluogo etneo. Nonostante ciò, afferma la dirigenza dell'ASP, più volte l'azienda sanitaria Iblea è intervenuta per segnalare problematiche del servizio. È stata stipulata questa mattina a Vittoria una convenzione tra il Comune e l'Unicredit, banca che svolge il servizio di tesoreria per conto dell'ente. L'accordo firmato consentirà all'istituto di credito di anticipare le fatture emesse dai fornitori dell'ente locale, appunto per la fornitura di beni e le prestazioni di servizi. Alla provincia regionale di Ragusa è polemica a proposito dell'organizzazione della stagione estiva. Il consigliere del PD Fabio Nicosia infatti critica l'assessore al ramo Mandarà per la mancata programmazione degli eventi, ma sentiamo i particolari in questo servizio. In consiglio provinciale monta la polemica sulla stagione estiva degli spettacoli. L'assessore Piero Mandarà nei giorni scorsi aveva espresso preoccupazione per il ritardo dell'approvazione del bilancio che avrebbe messo a rischio la programmazione degli eventi. A questo proposito il consigliere del PD Fabio Nicosia è intervenuto chiedendosi di quale stagione stia parlando Mandarà, visto che da più di due anni la provincia fa flop e disperde gran parte delle risorse dedicate in bilancio per spettacolini e manifestazioni di poco conto, dedicando al ruolo di programmazione dell'intero territorio. Nicosia si auspica che prevalga il buonsenso e non solo nei consiglieri di maggioranza che stanno tenendo la giunta in ostaggio, rinviando sempre le variazioni, ma soprattutto che prevalga e Mandarà affinché si impegni a distribuire le risorse che saranno appostate in modo equilibrato, ricordandosi che da due anni il Comune di Vittoria organizza in solitudine il proprio cartellone estivo e senza avere attribuito nessun concerto, mentre altre città e principalmente Modica, Ragusa, Santa Croce e Scicli fanno la parte del leone. Mercoledì 10 agosto alle ore 20 l'Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica in via del Laghetto ospiterà la seconda edizione di Rock dei Conti, il festival rock della provincia di Ragusa. La prima novità è la presenza di importanti realtà dell'hard rock e dell'alt rock italiano, non più dunque cover band ma veri e propri big della musica di genere. Si comincerà con Elle in The Club per proseguire con i Belladonna e Sound Graffiante di Pino Scotto. E con questa notizia termina qui il nostro TG. Vi ricordo che potrete rivedere queste e le altre edizioni all'indirizzo internet www.freetvonline1.it. Buon proseguimento!